E quindi Guido De Maria, a lui entrare in questa fase straordinaria, la fase del boom economico, una fase che ci ha creato tante speranze e che oggi a distanza di 50 anni ci rendiamo conto che era una speranza su uno stile di vita che non poteva continuare all'infinito, perché un'economia che cresce all'infinito è come una pianta che cresce, non può diventare centinaia di metri, prima o poi si stronca. E noi oggi prendiamo coscienza di questa difficoltà. Una componente importante di quel periodo è stata la comunicazione, ma anche la pubblicità. Quindi io ti lascio il microfono perché ci fai anche tu fare un breve viaggio in questo mondo straordinario che è il mondo dell'immagine, che è il mondo delle caricature, che è il mondo dei cartoni. Buonasera a tutti, io ringrazio Bondeno che mi ha voluto qui questa sera e sono molto felice di trovare un pubblico di persone non giovanissime, perché così mi trovo un pochino più a mio agio, anche perché le cose che ho fatto io le ho cominciato a fare proprio all'inizio degli anni 60, proprio nel 1960. Io venivo già dal mondo della vignetta, del disegno umoristico. Io mi ricordo che ero iscritto all'università, facevo, pensate, matematica e fisica, ma si può fare matematica e fisica? Bene, io facevo matematica e fisica e in più facevo anche quelle che oggi sono le vignette, sono i disegni umoristici, si chiamavano le cartoline del pubblico, mi ricordo, capite? Eravamo in qualche modo quasi umiliati da questo modo di essere considerati, mentre in Francia, in America, in Inghilterra gli umoristi erano considerati molto importanti, noi eravamo quelli delle cartoline del pubblico. Mi ricordo che mi aprì le porte di Epoca una vignetta che io portai a Biagi. Allora Biagi era il direttore di Epoca, giovanissimo ma già bravissimo, ed era una vignetta un po' particolare, perché si vedevano due fidanzati russi che stavano facendo un picnic sull'erba, no? Un classico picnic con una tovaglia a quadri, alcune cose, un po' di pane, un po' di formaggio, un po' di affettati, no? E guardavano tutti e due questi fidanzati russi, ne capito? Una fila di formichine che stava dal prato arrivando sulla tovaglia, hai capito? E si stava avvicinando al cibo. E lui dice a lei: lasciamo pure che mangino, Natascia, sono formiche rosse. Questa vignetta piace tanto a Biagi, che mi chiede: ma lei cosa fa? Dico: ma io sono iscritto a matematica e fisica. Ah, guardi, io non mi sono laureato, disse Biagi, però io le prometto che le pubblico vignette, disegni, man mano che lei dà degli esami nella sua facoltà. Ora, se avessi dovuto veramente sostenere tutti gli esami che ho detto a Biagi per vedere i miei disegni pubblicati su Epoca, oggi avrei 4 lauree, 3 master, 5 specializzazioni, capito? Dalla vignetta passai alla pubblicità, perché mio padre mi diceva: guarda Guido, che mio padre, che voleva un figlio laureato, pensare che io facevo i disegnini, i pupazzetti, mi diceva: Guido, Carmina non dan pan, figurati poi i disegni, quelle cose che fai, ma figurati. E effettivamente lui soffriva di questo mio desiderio, e io pensai che in effetti in fondo la vignetta non è che veramente ti dava da campare, però la pubblicità sì. Io vidi subito che la pubblicità era un modo per far sì che quel poco di talento, se si può chiamare talento, che avevo, che era quello di far sorridere la gente, se io lo utilizzavo in pubblicità forse potevo raggiungere qualche risultato. E pensai subito a Carosello. I caroselli, allora, erano uno strano modo di fare la pubblicità in Italia, cioè erano piccoli spettacoli di 2 minuti che con un aggancio pubblicitario, capito? Nonostante gli scaffi che ti sei preso, è sempre una buona cera, ottima idea, c'era Grey, raccontavi il prodotto. Delle cose strane, perché soltanto noi facevamo queste cose. Quando noi andavamo ai concorsi internazionali ci guardavano come se fossimo dei marziani, perché loro facevano già gli spot come si fanno adesso, 30 secondi, 15 secondi, cose rapide, veloci. Noi che facevamo queste storielline seriali, no? Io mi ricordo che incominciai, forse qualcuno di voi se lo ricorderà, perché è proprio negli anni 60 che incomincia un carosello per la Marina Fabbri, che iniziava con un pirata, Salomone pirata Pacioccone, che cantava una strana canzoncina che faceva: son Salomone il pirata Pacioccone, e sol coi mari col mio fido galeone, con un portapazienza so placare ogni violenza tra i corsari. E che finiva sempre con il nostro Mano di Fata che, prendendo per il collo il malcapitato di turno, diceva: capitano, il che presente governatore di Maracaibo si rifiuta di rivelare il nascondiglio del tesoro, lo possiamo torturare. Al che Salomone diceva: ma cosa vuoi torturare tu?
8 figli, una Marina Fabbri. E allora, ragazzi, oggi lo riconosco, sono puttanato di cui mi vergogno ancora dopo 50 anni. Però ne feci tantissime, ne feci che... Ancora oggi continuo a fare pubblicità, sono passato attraverso mille altri spot, capito? E quindi la Ceragrei, ovviamente, quelli delle cucine chic, quelli delle i piatti con i piatti li vuole lavare lui, ma quante ne ho fatte? Com'è? Ancora oggi faccio i nanetti dalla Loacker, quelli che scendono dai monti, Loacker che bontà, Loacker che bontà, quindi continuo ancora oggi a fare questo mio vecchio mestiere. E sono passato attraverso un periodo, però vediamo, ritorniamo a Carosello, a questi caselli che io facevo loro, e vorrei fare vedere, quando vi rendete conto, com'erano stelline che alla fine si concludevano con un aggancio e poi una parte pubblicitaria. Sei pronto, Gabriele? Partiamo allora proprio con Son Salomone. per questo stop. Ah, è arrivato. Son Salomone, il pirata pagiocone, e tronco i mari col mio fido galeone. Con un porta pazienza so placare ogni violenza fra i corsari. Dunque, incrociavamo al largo dei Caraibi quando ad un tratto. Fa buonasera, scordo fumo una nave. Una nave? E che bandiera avete? La caratteristica sagoma bianca su campo nero mi autorizza a dichiarare che si tratta di una nave pirata. I pirati? Mamma mia, scappemo. Pecorone, i pirati noi siamo, non confondiamo. Altrimenti uno sterminio faccio. Ma cosa vuoi fare degli stermini tu? Porta pazienza. Piuttosto, prepariamoci all'attacco. Ehi tu, fortunato, porta i grappini di Arembasio. E questi cosa sono? Grappini, signor capitano, tipo una grappa di vinaccia. Ma guarda questo. Allora, siamo pronti? Arembasio! E la vittoria fu ben presto riportata, la cassaforte in un baleno ritrovata. Combinazione per aprire la dannazione non si sa. Capitano, il cui presente ex capo pirata tassativamente si rifiuta di rivelarci la combinazione segreta. La possiamo torturare! Ma cosa vuoi torturare tu? Porta pazienza! So ben io come fargli aprire la bocca. Basta offrirgli una Marina Fabbri. Ecco, questo era il cartello di Salomone pirata Pacioccone. Ecco, dicevo prima appunto che quando chiesi a Francesco Cuccini, dico, ma guarda, perché non mi fai anche tu la musica di questa canzoncina, di questa Son Salomone pirata Pacioccone, vorrei cambiarla. Mi dice, ma guarda Guidino, potrei anche farlo, però dovrei cambiare un pochino le parole. Dico, però c'hai una cosa divertente? Sì, avrei un motivo alle grotte che secondo me ti va bene. Dico, vediamo, cambi pure le parole. E incominciò. Sono morto che ero pirata, sono morto con altri 100, per colpa di uno stravento, finito in fondo al mare. Dico, Francesco, basta così, guarda, come canzone allegra, dico, secondo me non potevi fare di meglio, magari ci fai una canzone sui campi di concentramento. Guarda Guidino, mi ha dato una gran bella idea. È così, capito? Fu il maestro Franco Godi che continuò a fare i jingle di Salomone Pirata Pacioccone. Prima è partito per errore un carosello che faceva per la Ceragrei, che era quello appunto che si concludeva con la battuta una buona cera, ottima lei o Ceragrei. E mi ricordo che utilizzai allora un gruppo comico molto divertente, erano i Brutos, personaggi incredibilmente brutti, cioè si rendevano brutti e che avevano questa particolarità. Ce n'era uno, il più vecchio, che continuava a prendere schiaffi a non finire e glieli dava quel maccione che poi diventato un attore importante in Francia e che adesso lo vedrete appunto nel carosello dei Brutus. È quello di prima, dovreste trovarlo subito. Signor, vi presento lo mio remano, quattro gringo tenuti in toda la Spagna. Alonso, chi? Saluta il signor. Francisco, saluta la signorita. Non la conosco. Ma che tanto. Ora andiamo a ricordare davanti a loro la verità. E Gringo non c'era. Altro brano ci arriva al mar. Signora, è visto un messo. Qui non c'è Gringo al mar. Ancora.
nonostante gli schiaffi che ti sei fregio, hai sempre una buona cena. Una buona cena? Ottima direi. O ce l'hai grei? Per far brillare i pavimenti e per ottenere un bucato più bianco, da oggi un'eccezionale offerta. A sole lire 550, cera e bianco grey. Sono sempre l'Evaristo e mi scusino se insisto. Per avere la casa bella, cera grey per la pastella. Che cera! E questo è veramente un tuffo nel passato, perché si va indietro, avete visto, 63-66, e quindi tanti anni fa. E io ero già abbastanza avanti con gli anni anche allora, quindi basta pensare che sì, vabbè, d'altra parte, quella mia. Gli 80 sono lì, dietro l'angolo, ma comunque li facciamo aspettare un attimo. Io continuai poi con i Caroselli, sempre per la cera greca, una volta che dopo i Brutus, nel 66 loro lasciarono, i Brutus ebbero un successo straordinario, specialmente in Francia, mi ricordo all'Olimpiade di Parigi, Charlie Chaplin, l'indimenticabile Charlot, salì sul palco e andò a congratularsi con questo gruppo, pensate, uno dei più grandi attori comici del mondo che va a stringere la mano ad Aldo Magione, a Jerry Bruno, a Zullo, a tutti quelli del gruppo dei Brutus. Passai da un gruppo comico a un duo comico, chi allora erano i maggiori comici popolari in Italia, non potevano essere che loro, Franco e Ciccio.